Ciao amici, sono Simone. Benvenuti al nostro canale televisivo Happy Life. Su questo canale le notizie vengono trasmesse contemporaneamente dai nostri giornalisti in Italia. Una brutta batosta per Gerry Scotti, fatto fuori da Mediaset. Maurizio Costanzo rivela, ecco perché si sono scocciati di lui. Fan increduli. Per Gerry Scotti si avvicina la fine del suo contratto Mediaset e l'amatissimo conduttore non è molto sicuro di quello che avverrà dopo. E quello che è emerso nel corso di un'intervista al Corriere della Sera? Dove il volto del piccolo schermo si è lasciato andare a delle considerazioni riguardo la rete e il suo modo di gestire la pandemia di Covid-19. È stato un anno molto difficile per la televisione italiana. I programmi prevedono incontri, pubblico, casting, e spesso sono stati annullati o rimandati a causa di persone risultate positive alla malattia che ha stravolto il mondo. Lo stesso Gerry Scotti è stato affetto dal coronavirus in una forma grave che lo ha costretto in ospedale per diverso tempo. Questo gli ha impedito di continuare il suo lavoro. In quel periodo, il presentatore partecipava ad All Together Now di Michelle Hunziker nelle vesti di giurato. Ma sono state molte le puntate cui si è dovuto assentare a causa del virus, per poi ritornare alla finale dopo la sua vittoria. A risentire ancor di più dell'assenza di Scotti è stato il programma Mediaset Quiz con le botole che ogni giorno va in onda su Canale 5, Caduta Libera. La registrazione delle puntate è stata interrotta, per non essere più ripresa. Ancora oggi vanno in onda le repliche e Gerry Scotti di questo non è affatto contento, perché si sente pronto a tornare al suo lavoro. Ogni giorno mi fanno i complimenti per i numeri delle repliche di Caduta Libera, ma la verità è che avrei preferito fare delle puntate originali. So che per la pandemia Mediaset ha fatto di necessità virtù. Passato il periodo di necessità, mi auguro arrivi anche il periodo della virtù. Si è così lamentato bonariamente nel corso dell'intervista, per poi continuare. L'8 marzo torno in onda con Striscia, prima con Francesca Manzini, poi con Michelle Hunziker. A giugno invece il mio contratto scade, vediamo come vanno le cose. Parole queste che potrebbero far preoccupare tanti fans di Gerry Scotti, ma che allo stesso tempo potrebbero essere un modo per richiamare l'attenzione dei vertici Mediaset su di sé. Intanto i fans di Caduta Libera non ci sono cascati e si sono resi conto che stanno andando in onda delle repliche da molto tempo. Questo ha scatenato delle lamentele che sono finite sul settimanale Nuovo. È di Maurizio Costanzo il giornale che si occupa della televisione italiana e di tutti quei volti che hanno fatto o fanno ancora parte del piccolo schermo, facendo compagnia agli italiani soprattutto in questo periodo così difficile per tutti. Cosa hanno scritto i telespettatori su Gerry Scotti? Sto incominciando a scocciarmi. Mi ricordo le domande e le risposte a memoria, così è una noia. Sono queste le parole di un utente che hanno portato il marito di Maria De Filippi a difendere il collega conduttore Mediaset. Penso che Gerry non viva bene questa fase. Cosa ci dobbiamo aspettare dopo l'8 giugno? Due cani a mano e le otta, il lato segreto delle foto d'amore, bodyguard e troupe. La star turca è la conduttrice di Dazi. Ecco la verità che si cela dietro ai loro scatti ultra romantici. Kahneman e Diletta Leotta, che gioco stanno giocando? Durante il giorno di San Valentino la star turca di Dead Reamer e la conduttrice di Dazn hanno aggiunto un ulteriore tassello sociale alla loro love story, postando su Instagram uno scatto ultra romantico. Non è sfuggito, naturalmente, che la foto sia stata fatta campeggiare in rete proprio durante la festa degli innamorati. Insomma, un gesto che in qualche modo ha voluto sancire che la relazione c'è e viaggia a gonfie vele. Che c'è di strano? Qualcosina fanpage.
Heath nelle scorse ore è riuscito a risalire come l'istantanea tutta tramonto infuocato e tazza mori sia stata fatta. Chi pensava a una sorta di selfie romantico? Scattato in solitaria da Khan e Diletta dovrà ricredersi perché al momento del click per immortalare l'attimo zuccheroso la coppia era circondata da bodyguard e fotografi. Sempre fanpage It rende noto che lo scatto sarebbe stato effettuato sulla terrazza del ristorante Torre Normanna di Maiori, in costiera amalfitana, con tanto di fotografi al seguito, bodyguard e parte del loro entourage. La testata giornalistica campana ipotizza quindi che non è da escludere che l'istantanea social di San Valentino, ha anche quelle realizzate da Khan e Diletta pochi giorni prima a Fregene, pure quelle evidentemente effettuate da dei professionisti, non siano che l'antipasto di un servizio più ampio che presto si vedrà su qualche magazine. Forse condite da un'intervista doppia, sarebbe la prima, con protagonisti i due piccioncini. Il fatto ci riporta alla domanda iniziale, a che gioco stanno giocando Yaman e la Leotta? La questione alimenterà ancor più la tesi, sostenuta da non pochi fan che seguono i due, che l'attore e la conduttrice non si stiano frequentando in modo appassionato e totalmente scevro da fini commerciali e di visibilità. Il ragionamento che molti fanno è il seguente, perché due persone che si stanno innamorando hanno bisogno di truppa al seguito? Non sarebbe più naturale viversi in maniera tranquilla lontana da occhi indiscreti? E perché Yaman? Da sempre allergico al gossip e alle telecamere ficcanaso per quel che riguarda la sua vita privata, adesso gradisce tutto ciò? Chissà i fan intanto mormorano. E non poco. 3. GF VIP, Andrea Zenga Rosalinda. Scoppia la passione dopo diffida. I due concorrenti di Alfonso Signorini si sono lasciati andare durante la notte dopo giorni di attrazione reciproca. Ecco cosa è successo. A poche settimane dalla fine del Grande Fratello VIP non mancano le sorprese e le emozioni. Tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò la complicità è davvero alle stelle e qualcosa tra loro sta nascendo. Durante la puntata di lunedì 15 febbraio la concorrente ha commentato il momento intimo vissuto con il figlio di Walter Zenga, ammettendo di provare sensazioni che a parole non riesce a esprimere e il suo cuore batte a mille. Il ragazzo ha confermato di ricambiare i sentimenti, confessando di essere attratto da lei per i modi e per la sua delicatezza. Alle prime luci dell'alba di questa mattina, martedì 16 febbraio, è scoppiata la passione tra Rosalinda e Zenga. Tutto è accaduto sotto le coperte e i due ragazzi si sono lasciati andare a un bacio ancor più profondo rispetto a quello che c'è stato la sera di San Valentino. Nascerà, dunque, una nuova storia d'amore? Già da qualche mese, lei non aveva nascosto di essere molto incerta e dubbiosa sui suoi sentimenti con il suo fidanzato e sulla stabilità della loro relazione. Il rapporto con l'ex volto di Temptation Island è diventato sempre più forte, sino a quando lui si è dichiarato ammettendo di provare dei sentimenti per lei. È palese che Rosalinda abbia lasciato Giuliano Condorelli in diretta TV. Il ragazzo potrebbe avere reagito male al nascere del feeling tra la sua ex fidanzata e Zenga. Signorini ha comunicato all'attrice che la produzione del reality show ha ricevuto una diffida da parte di Giuliano, ovvero quella di non parlare più di lui. Alla notizia Rosalinda si è portata le mani al viso, mentre Tommaso Zorzi ha spinto la siciliana a pensare al risvolto positivo. Adesso liberi tutti, questo è un nulla osta. Diana Melo attacca Rosalinda Cannavò al GF VIP. Lei replica, non ho voglia di moralisti. Nella notte Diana Mello è sbottata contro Rosalinda Cannavò accusandola di aver nominato Giulia Salemi nonostante fosse una sua amica all'interno della casa. Lei era tua amica. Se non conta nulla arriverà il momento che nominerai me. Se mi troverò in una situazione se scegliere tra te e Samantha allora forse sceglierò Samantha.
Adwa si è trovata spiazzata e ha confessato al suo neo fidanzato di essere delusa dall'atteggiamento della brasiliana. A volte non la capisco. Non ho voglia di moralisti adesso, è un gioco, devo essere messa in croce da lei. La modella sembra essere anche gelosa della storia nata tra Rosalinda e Zenga, la Cannavò. Infatti, è convinta che nella prossima puntata nominerà il suo ragazzo. Grazie a tutti e se vi piace il nostro canale lasciate qualche commento al di sotto.